Ciao amici, oggi volevo parlarvi di intuito. Perché vi parlo di intuito? Perché credo che l'intuito sia quel piccolo campanello d'allarme che vi attiva una sorta di precognizione che non raggiunge la consapevolezza, ma che però lo sentite. Quando c'è qualche cosa che non sta andando come volete, ma comunque andate avanti. Quando avete un appuntamento e non avete voglia di andare, ma comunque andate. Quando sapete che vi state dimenticando qualche cosa, ma anche lì non controllate e andate avanti. E andate avanti fino al punto in cui poi alla fine succede che l'appuntamento era stato spostato, il problema dell'aver dimenticato qualche cosa poi alla fine diventa davvero un problema perché avete dimenticato qualche cosa. E quindi perché è importante l'intuito, o perlomeno è importante consapevolizzare quello che l'intuito vuole dirci? L'intuito è un piccolo campanello d'allarme che è lì e che, se lo ascolti, forse ti dà la possibilità di controllare un po' prima o di rendere consapevole quella sensazione che in verità vuoi lasciare andare. Quindi è uno strumento, è una, anche se è una sensazione, che però è importante. È importante perché l'intuito ci dà la possibilità di anticipare, magari quello che potrebbe essere un problema o un'eventuale perdita di tempo, o comunque qualche cosa che non è per ora a livello consapevole. Quindi ascoltiamo l'intuito, diamoci da fare ad attivare la consapevolezza prima di arrivare magari a capire che la data sull'agenda che avevi andava spostata, lo sapevi, non l'hai spostata e ti ritrovi ad aver fatto 70 km e l'appuntamento non c'è. Buona vita, ciao! Il bello è che lo sapevo,